Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un drone davvero particolare, un drone invisibile, è della beta FPV, è XK Night 360, è un drone progettato e ideato per ospitare la Insta 360 One Air, quindi si hanno riprese davvero particolari e uniche, perché questo drone, essendo creato appositamente per questa action cam, ci dà delle visuali e delle riprese video che nessun altro drone, nessun'altra action cam è in grado di darci. Il drone ragazzi è lui. Quindi, cosa dire di questo drone, ragazzi? Allora, l'originalità sicuramente è un punto a suo favore, perché è sicuramente unico. Un drone che ha dalla sua parte appunto questa possibilità di installare all'interno di se stesso la Insta 360 One Air col modulo a 360 gradi. Ovviamente nel suo essere un drone particolare e unico ha anche comunque delle controindicazioni. Poi le vedremo dopo quali sono. Allora, come vi dicevo prima, il drone è geniale perché comunque ospitando un action cam all'interno di se stesso, soprattutto un action cam, sto parlando a 360 gradi, riesce a darci riprese uniche annullando quello che è il drone. Quindi avremo riprese a 360 gradi, quindi avremo visuali ovunque, sopra, sotto, da parte, dietro, dove noi vogliamo, e il drone non ci sarà mai all'interno del video. E questo appunto è la parte geniale, perché montare una Insta 360 sopra un drone, voglio dire, l'ho fatto io, l'hanno fatto tantissimi youtuber, tantissime persone hanno provato a farlo, ma il drone ovviamente è sempre all'interno della visuale, nel senso che come ci si sposta un po' di visuale, o ci sono le eliche o c'è il drone, cioè c'è sempre una parte comunque del drone, mentre qua ragazzi sparisce completamente, come se il drone non ci fosse, quindi è come se stessimo volando con l'action cam senza che ci sia niente che la faccia volare. E ovviamente questa è la parte bella. Nei contro c'è che abbiamo un action cam che costa tanti soldi, quindi un'action cam veramente importante che viene comunque messa un po' a rischio, perché per annullare tutto quello che è il drone all'interno del video, le parti delle lenti sono molto esposte. Ovviamente quella sopra non è un problema perché è sopra il drone e anche il display è sopra al drone, ma quella sotto che comunque sporge, infatti se io lo appoggio, vedete, appoggia la lente. Ok, qua è morbido, non succede niente, però la lente sporge e tocca. Perché questo? Perché se noi dovessimo andare a mettere dei piedini, dei supporti che tengono il drone rialzato quando atterra o quando lo facciamo decollare, poi entrerebbero nel video, quindi diventerebbe un po' inutile questa soluzione di beta FPV di integrare la Insta 360 One Air all'interno appunto del drone stesso. E un'altra cosa negativa che ha sono le batterie, o meglio, le batterie non possiamo montare quelle che vogliamo dal punto di vista delle dimensioni, perché altrimenti andremo sopra a quello che è l'altezza del telaio qua sopra, quindi diciamo che l'altezza massima è questa, quindi le batterie una volta che superano questa parte potrebbero vedersi nella lente, quindi nelle riprese che andremo a fare quando inquadreremo appunto il dietro del drone. Infatti nel video che vedremo tra poco, quello in cui l'ho testato, queste batterie, adesso ve le faccio vedere meglio, vedete che non vanno perfettamente sotto, ma la batteria stessa potrebbe anche starci anche così. Il problema è che ci sono anche questi laccetti che fanno un po' di spessore, quindi ci vorrebbero delle batterie ancora più basse. Io non le avevo, queste erano le più basse che avevo, quindi nel video si vedranno un pochino, si vedrà una riga. E un'altra cosa che nel video mi ha fregato, che poi vedrete, è questa spinetta dietro che non ho fissato da nessuna parte, quindi muovendosi andava con l'aria a entrare nella ripresa video, quindi vedrete praticamente il drone non c'è, ma vedrete una riga dovuta appunto a questo spessore e questa spinetta. La parte davanti della spinetta si vedrà nel video quando la lente inquadrerà la parte posteriore del drone. Poi cosa dire di questo drone? Il drone vola benissimo, il drone è solo in versione 4S, quindi non c'è la possibilità di 6S, anche perché avremo delle batterie talmente grosse che non ci starebbero neanche, quindi il drone è in versione 4S, monta una VTX fino a 350 mW, quindi una VTX bella performante. Un altro lato un po' negativo, che però non si può fare altrimenti, è l'antenna, perché l'antenna vedete è posizionata qua, quindi tende a essere coperta dalle batterie, perché per sparire completamente dal video non può essere posizionata in altro modo, quindi abbiamo l'antenna che
posizionata qua nel fianco, quindi potrebbe magari non ricevere sempre perfettamente, anche se io non ho trovato grossi problemi per dove l'ho utilizzato io. L'ho utilizzato in un campo, passare attraverso un po' le piante, quindi una situazione abbastanza easy, non mi ha creato grossi problemi, quindi sono volato anche dietro di me, quindi non mi ha dato tantissimi problemi, però sapete che l'antenna è qua da parte alle batterie, quindi non potete metterla dove volete, deve stare lì. Poi un'altra cosa che ha questo drone, che io ho sostituito perché avevo fatto un po' di modifiche prima di testarlo, è la cam, che io ho sostituito perché di serie monta una microcam Ant e della CADS, però secondo me è una cam davvero troppo piccolina per un drone di questo tipo, perché comunque lo spazio qua è tanto e montare una cam così piccola, boh, non ne vedo il motivo, quindi ho montato una cam un po' più importante della Foxer, che poi ho spostato qua in mezzo perché di serie la piccola cam che vi danno loro è montata qua nell'angolo. Un'altra cosa che non capisco, perché con tutto lo spazio che si ha qua davanti, perché devi montare la cam nell'angolino sinistro? Quindi ho rifatto il supporto, ho fatto un supporto in TPU, l'ho stampato e ho messo la cam più importante e più grossina in mezzo appunto al drone, anziché essere nel lato sinistro del drone. Poi un'altra modifica che ho fatto sulle antenne, che ho tolto i tubini, perché qua c'erano dei tubini di plastica fissati con le fascette, ma si sfilavano in una maniera troppo semplice, anche perché le fascette non si riuscivano a tirare più di tanto, perché comunque passavano attraverso il telaio, quindi ho messo una fascetta con sopra il tubino termorestringente e il filo che passa all'interno, e le antenne le ho posizionate in questa posizione, o meglio le antenne sono posizionate come sono di serie, però ho fatto questa soluzione per fissarle. Queste sono le modifiche che ho fatto, anzi ho fatto anche un'altra modifica, vedete, ho alzato di 1,5 mm le colonnine, perché la Insta 360 secondo me sforzava troppo, meglio il telaio quando andavo a stringere le viti sforzava davvero tanto, come se fletteva, perché la Insta era troppo alta, quindi ho alzato di 1,5 mm le colonnine mettendo appunto degli spessori qua sotto, e adesso la Insta 360 sta dentro perfettamente. Il drone, ragazzi, è di una silenziosità incredibile, i minuti di volo si arriva dai 5 ai 7 minuti, poi dipende cosa ci fate, 5 minuti secondo me se spingete, 7 minuti se non spingete ci arrivate, però diciamo il tempo di volo è quello, anche perché se calcoliamo che possiamo montare delle batterie al massimo, tipo in questo caso sono delle 1300 mAh, però come vi ho detto siamo al limite nell'altezza, quindi ci vorrebbero delle 1100 mAh che sono più basse di spessore, quindi in quel caso secondo me un pochino i minuti scendono, però secondo me 5 minuti ci arrivate tranquillamente, perché una cosa che ha questo drone è che la Insta 360 non ha le batterie, infatti vedete che le batterie della Insta 360 ce le ho qua, perché la Insta viene montata senza le batterie, perché viene alimentata direttamente con le batterie del drone, quindi andremo a mettere questa spinetta con la presa Type-C collegata direttamente alla Insta 360 qua nel fianco, e con questa schedina elettronica, e la Insta viene alimentata direttamente dalle batterie del drone. Vedete che anche la spina delle batterie è messa in questa posizione appunto per non interferire, infatti quando noi andremo a collegare la batteria tenendo il cavetto in questa posizione, il cavetto sparirà completamente dalla visuale, sia di quella della lente sotto che della lente sopra. Il drone, ragazzi, vi arriva assemblato in maniera un po' precaria secondo me, nel senso che non è curatissimo nei dettagli, è abbastanza precario, quindi dategli una controllata generale, le viti io ne ho trovate tantissime praticamente non strette, soprattutto quelle dei motori, quindi una cosa davvero da controllare tutto, e ho visto che tutto è un po' precario, le fascette non sono tanto tirate, infatti vedete quelle del tubino si sfilavano, è tutto un po' precario, non è curato nei particolari, secondo me Beta FPV su altri droni è molto più precisa, in questo drone non ho trovato la stessa precisione e cura nei particolari che ho trovato su altri droni di questa marca, però basta fargli una revisione generale quando vi arriva e poi siete pronti al volo. Il drone vi arriva già con Betafly 4.2, quindi aggiornatissimo, io ho trovato la configurazione che vi viene data secondo me è bella da pilotare, è un bel drone, come vi ho detto la cosa che mi ha impressionato è la silenziosità, perché è davvero silenzioso, una cosa che
incredibile per un drone da 5 pollici quanto è silenzioso. È possibile acquistarlo con la ricevente FR Sky, con la ricevente TBS o senza ricevente, poi ce la mettete voi. Quindi avete tre possibilità quando lo andate ad acquistare, disponibile anche nella versione digitale di DJI, quindi avete varie possibilità di scelta quando lo andate ad acquistare, se volete la versione classica, versione DJI, e la possibilità di varie riceventi. Il Flight Control è un F722, mentre l'ESC è un ESC da 35 A. Quindi ragazzi, le conclusioni finali cosa sono? Sono che il drone è geniale, potete fare riprese uniche, ovviamente dovete già avere una ISA360 One Air con modulo a 360 gradi, perché non è che acquistate il drone per acquistare l'ISA360 One Air. Chi ha già un ISA360 One Air con modulo a 360 ci sta a provarlo, sì, ovviamente è una cosa che interessa, però chi non ha una ISA60 One Air sicuramente non acquisterà mai questo drone, quello è scontato, che vorrebbe dire veramente spendere palati di soldi per far volare questo drone. Mentre chi ce l'ha già la ISA60 perché già ce l'aveva per altri motivi, allora ci sta acquistare questo drone. Vi lascio il link in descrizione nel caso volete dargli un'occhiata. Quindi ragazzi, vi lascio al video giusto per farvi capire cosa è in grado di fare dal punto di vista delle riprese video, che cosa si può fare. Secondo me una cosa che proverò a fare prossimamente è montare qualcosa qua sopra, nel senso un oggetto, che ne so, un personaggio, piuttosto che montato qua sopra dà l'idea che stia volando, nel senso, non essendoci il drone all'interno delle riprese video, vedremo questo oggetto volare e quindi l'effetto dovrebbe essere sicuramente interessante. Sono curioso di provare questa cosa, la proveremo in seguito, poi farò il video quando la proverò. Devo trovare che oggetto, che personaggio, che cosa mettere qua sopra e creare un effetto impressionante da vedere. Quindi ragazzi, come vi ho detto nel video, vedrete un po' la batteria purtroppo, però secondo me l'idea di quello che è in grado di fare dal punto di vista delle riprese ci sarà comunque. E poi vedrete sta spinetta che mi è venuta qua da parte, non avevo pensato che muovendosi sarebbe finita all'interno del video. Quindi ragazzi, queste due cose vi dico subito che ci sono, però renderà sicuramente l'idea di cosa è in grado di fare dal punto di vista cinematografico e di riprese video questo drone con la ISA360 One Air modulo 360 gradi. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e decolliamo in un campo di prova qua da parte a casa mia, perché tanto non posso andare da nessuna parte a parte che nel campo qua da parte a casa mia. Quindi ragazzi, decolliamo in questa location semplice ma che sicuramente renderà l'idea di questo Beta FPV XK Night 360. Partiamo! Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning, my head is spinning too. When I'm falling for you. Your head spinning too.
Thank you.